Manifestazioni, Margherita Rosciano. Il Berio Day a Città della Scienza, per ricordare a 10 anni dalla morte uno dei più grandi compositori italiani, Luciano Berio, pioniere della musica elettronica, con la partecipazione straordinaria del fisico e grande amico del compositore Peppino Di Giugno, uno dei 7 del gruppo di Frascati. Quando i sintetizzatori avevano pochi oscillatori, poche voci, lui mi chiese di fare una macchina con 1000 oscillatori, completamente rivoluzionaria. E lavorammo molto assieme a lui, sia in Italia che in Francia, all'IRCAM. E devo dire che molte delle cose che oggi tutti trovano nei gadget e nella musica è dovuta a questa idea rivoluzionaria di Luciano Berio. Con lui è nata la musica digitale, la parola digitale prima non era conosciuta. Un ricordo al futuro hanno voluto chiamarlo gli organizzatori dell'Accademia Musicale Napoletana, ripensando alle lezioni americane di Berio tenute negli anni 90 alla Harvard University. Durante il Berio Day, il progetto di Massimo Farnioli ed Angelo Costa, delineato nel masterplan Bagnoli Presente, di una riconversione culturale e musicale dell'ex area siderurgica. Molti napoletani ricordano 20 anni fa, quando Luciano Berio scelse proprio Napoli per la sua prima esecuzione italiana di Rendering, la Sinfonia da Schubert, che ormai celebre in tutto il mondo, uno dei, forse dei pezzi più eseguiti. E poi la grande amicizia che mi legava a lui, tanti ricordi, tante collaborazioni. E quindi Napoli doveva assolutamente, a 10 anni dalla morte, ricordarlo in modo speciale. Poesia al premio Maconi a Varese nella sezione Giovani, successo per 2 campane di Nocera Inferiore, non ancora trentenni, Francesco Maria Tipaldi e Luca Minola, con l'opera Il sentimento dei vitelli. Argomento di attualità che ora trova riscontro anche in un libro, La violenza sulle donne, tema di discussione alla Regione. Enzo Calise.